Ora, quindi ti dico che nel prossimo rilascio parleremo delle dinamiche, quindi dal pianissimo, piano, mezzo piano, al forte, eccetera, eccetera, utilizzando questa nostra tecnica, con questo approccio. E andiamo a vedere come si fa. E questo è il prossimo rilascio. Poi, da quello successivo, inizieremo il percorso utilizzando gli studi tecnici e brani semplici del Beyer oppure di altre cose, utilizzando questa tecnica. Quindi faremo in pratica le cose che abbiamo detto finora. Ora, finora abbiamo fatto tutto un discorso teorico, anche se un discorso teorico che l'abbiamo messo nella pratica, però non abbiamo utilizzato il nostro approccio coordinandolo con la scrittura, perché noi ci siamo mossi un po' con tutte le giunture, ma senza contestualizzare. Quindi, che vuol dire questo? Che non dal prossimo, dall'altro successivo, contestualizzeremo questi nostri movimenti. Cioè, che vuol dire? Che noi possiamo muoverci come ci pare, come vogliamo, però quando abbiamo da fare da suonare cose scritte, dobbiamo scegliere il movimento giusto per risolvere quel particolare passaggio oppure frase musicale. Quindi, a livello concettuale e pratico, abbiamo visto che ci si muove in tutti i modi. Ora, però, poi lo andremo a contestualizzare. Questo è importantissimo, cioè nel senso che avendo degli studi da analizzare, andremo a scegliere i giusti movimenti e la giusta dinamica per risolvere, per suonare quel brano. Quindi ti dico che faremo una pratica capillare di questo discorso. Ok, ti saluto e a presto.